Buongiorno, bentrovati. Oggi vi andrò a preparare delle fettuccine con spuma di fiori di zucca ed asparagi, con un po' di granella sopra, di pistacchio, per darvi una nota croccante. Salve, bentrovati. Quindi abbiamo già sbollentato gli asparagi. Abbiamo fatti a pezzettini sbollentati. Ciao Gio, ciao Salvatore. E nella stessa acqua in cui abbiamo sbollentato i nostri asparagi andremo a cuocere le nostre fettuccine. Qui abbiamo i fiori di zucca, li abbiamo puliti, li abbiamo tolto il pistillo. Del formaggio tra pecorino e parmigiano, perché solo pecorino poi diventa troppo forte, rischia di uccidere il nostro frullatura a immersione, il nostro contenitore per fare la salsina. Bene, prendiamo anche gli spacchi, li andiamo qua e andiamo a preparare. Prima cosa, accendiamo il nostro fornello, eccolo qua. Abbiamo preso una padella. Ciao Salvatore, buona giornata anche a te. Allora, andiamo un po' di cercare di inquadrare tutto, e no, poi. Ok. Bene, mettiamo un pochino d'olio nella nostra padella. Un pochino di aglio, appena appena. Poi andremo a mettere anche nella nostra salsa l'aglio, quindi proprio un pezzettino di aglio. Un pochino di peperoncino. Buongiorno a tutti. Ok, diamo un po' di carattere. E appena appena un pochino di cipolla, poca poca. Preparando una porzione, quindi non esageriamo. Ok, facciamolo sudare un pochino e poi aggiungiamo i nostri asparagi. Prendiamo la nostra cucchiarelletta enfatica, ecco qua. Siamo già pronti per mettere i nostri asparagi. Mettiamo anche un pochino di fiori a listarelle. Prima facciamo sfumare con un pochino di vino bianco, così facciamo andare. Poi prepariamo la nostra salsina, tagliamo i fiori, li abbiamo tagliati, li mettiamo, ecco qua, nel nostro contenitore. Ci mettiamo un pezzettino d'aglio poco poco, mettiamo dell'olio extravergine di oliva, non tanto, appena appena, il formaggio, abbiamo detto tra pecorino e parmigiano, mezzo e mezzo. Un pochino di acqua dove abbiamo sbollentato i nostri asparagi e dove andremo a cuocere la nostra pasta. Tanto questo va. Possiamo frullare. Ecco
nostra salsa, la nostra spuma, che qui c'è tutta. Ok. Bene, qui possiamo mettere i nostri fiori, fatti a listarelle, così, tagliati per lungo. Ecco qua. E li saltiamo con gli asparagi. Mettiamo un pochettino di sale. Togliamo le punte degli asparagi che le metteremo sopra il nostro piatto. In questo modo. Andiamo a divorarci poi il piatto. Benissimo, siamo pronti. Possiamo andare in cottura con le nostre pezzettine. Attrezzino per scolare la pasta. Prendiamo, eccole qua, le nostre pezzuccine rigorosamente fatte e stese a mano, come si può dire, rigorosamente. Andremo a fare una cottura molto lenta. Ecco qui. Gialla, li andremo a mettere in padella e termineremo la cottura nella nostra padella. Eccoci qua, siamo pronti, siamo pronti per metterla in padella. Ciao Albert, buona giornata. Ok, ci siamo. Hai visto, ci abbiamo messo poco, veloce abbiamo fatto. Fate rosolare bene in questo modo, così prenderà un bel sapore. Prendiamo le nostre pezzuccine e le mettiamo in padella. Bene. Ecco qua. Un po' d'acqua nella cottura, ricordiamoci, abbiamo anche versato i nostri asparagi. Bene, hai fatto bene. Domani non vi farò compagnia perché sono al lavoro. Adesso cercherò di farvi compagnia il più possibile, non rispettando comunque gli impegni lavorativi. Eccoli qua. Bene. Possiamo mettere la nostra spuma. Accendiamo il nostro fuoco. Ecco qua. Belle cremose. Ecco qui. E anche colorate. Abbiamo fatto così oggi un piatto vegetariano. Ciao Joe. Ecco qua. Bene, bene, bene. Possiamo impiattare. Abbiamo preparato il nostro piatto, ci abbiamo messo qualche fiorellino,
tanto che lo... Adesso mettiamo le nostre fettuccine. Ecco qua, con tutto il loro bel sughettino, la nostra spuma di fiori. Eccola qua. Benissimo. Ecco qua. Mettiamo le nostre punte di asparagi. Un pochino di, se mi ricordo dove l'ho messa, eccola qua, mettiamo un po' di granella di pistacchio, un pochino di granella di pistacchio, ecco qui, perfetto, e un po' di prezzemolo. Di prezzemolo. Bene. Il nostro piatto è pronto. Grazie, Gio. Eccolo qua, vedete? Quindi le nostre fettuccine con la nostra spuma fatta con i fiori di zucca, formaggio e un pochino d'aglio. Grazie Gio, sei molto gentile. Eccola qua. Benissimo. Ok? Vi piace? Benissimo. Anche oggi abbiamo fatto, avete visto, ci abbiamo messo molto semplice. Siamo stati molto veloci. Quindi vi aspetto per la prossima ricetta. Un bacio, un abbraccio a tutti. Grazie Albert. Ci vediamo alla prossima. Ciao, buona giornata a tutti!